Abbiamo complessivamente una decina di giocatori fuori, però dobbiamo fare di necessità virtù, chiamare a raccolta tutte le nostre energie, tutte le nostre forze, fare una partita di grande spessore, di grande carattere senza piangerci addosso. Io preferisco allenarli tutti e poi fare delle scelte su tutti. È chiaro che quando sono in emergenza, la cosa non mi piace molto, soprattutto dal punto di vista degli allenamenti, della crescita, eccetera. Però quando capita devi guardare avanti, devi sfruttare anche questa emergenza, questa difficoltà numerica e tramutarla in risorse nervose, caratteriali, maggior spirito di squadra. E poi in queste situazioni capita anche che qualcuno che finora ha giocato pochissimo possa anche avere spazio e mettersi in mostra. Questo può accadere, se senz'altro. Chiaro che se avessi avuto questa carenza qui, avessi avuto più giorni per lavorarci sopra, avrei pensato anche a qualcosa di diverso. Adesso significa improvvisare. Allora preferisco stare con le nostre certezze. Se devo adattare qualcuno, adatto qualcuno, ma non voglio stravolgere i riferimenti che la squadra ad oggi ha. L'unica problematica in realtà è questa, è avere la possibilità di, nel momento in cui qualcuno possa, come so, accusare una fatica, avere un giocatore dello stesso livello in grado di mantenere inalterato la performance della squadra. Beh, ho avuto modo di visionarli, è una squadra che sa quello che vuole. Viene da una buona striscia di risultati positivi, mi pare aggressiva, mi pare umile, mi pare una squadra che combattiva e noi dovremmo rispondere da par nostro. Ci aspetta una partita impegnativa, delicata, spigolosa, sono tutte cose che ho già detto alla mia squadra. Briganti ci arriva perché ha 300 partite nella sua carriera. Poi adesso Briganti bisogna portarlo a lavorare con un pensiero collettivo. Lui è riuscito a sopperire attraverso le sue qualità anche ad alcune non conoscenze di come i suoi compagni interpretano le situazioni di gioco. Con Finazzi abbiamo proseguito a lavorare, l'unico che non ha fatto praticamente nulla è Pasi, perché in realtà non l'ho mai avuto tranne il primo giorno. Nelle prossime quattro abbiamo tre trasferte e una partita in casa con il Novara. È chiaro che sono partite impegnative. Ma il mio obiettivo è quello di recuperare i giocatori. Ho sempre detto che il mio orizzonte temporale non è poi così lungo, perché l'allenatore è sempre una figura in bilico all'interno di un club. Quindi se la società parla di programmazione e dentro questa programmazione c'è l'allenatore, io sono contento, è importante vivere il presente, per me è la partita di domani. Tanto io adesso penso a far bene adesso, a capire quali sono i nostri margini di crescita, penso a migliorarci domenica dopo domenica, settimana dopo settimana. E poi quando finirà il campionato decideremo e tireremo le somme e programmeremo. La programmazione poi è figlia dei risultati, di quello che riesci a fare e della continuità che riesci a dare ad un progetto. Ecco perché penso ad oggi, penso, vivo la giornata e poi le somme le tireremo domani, perché è come se dovessimo archiviare che cosa? Noi siamo in ballo, siamo lì, dobbiamo anche sapere chi siamo, cosa vogliamo, dove possiamo arrivare, dobbiamo dare risposta ancora a tante domande.